sono venuto anche per questo, perché diciamo in questi ultimi anni ci sono una serie di eventi importanti qui a Montecatini, l'ultimo sarà sicuramente questo, però ci sono state tante manifestazioni di finger food, piuttosto che del vino, piuttosto che book and food, quindi una serie di aperture verso il nuovo, quindi invitare le persone, farle venire, parlare di enogastronomia, perché l'Italia c'è nulla da fare, è conosciuta per la nostra cucina e l'offerta enogastronomica da una parte siciliana, da una parte toscana, è la più ampia che ci sia nel nostro patrimonio, perché è proprio un patrimonio. Assolutamente. E ovviamente, mi sembra strano che un turista russo piuttosto che cinese venga a mangiare il vitetto neo, l'insalata russa. A parte non succede quasi più praticamente. Sì, comunque, hai ricordato alcune delle manifestazioni che ci sono state. Ce ne sono state molte in realtà, e devo rendere il merito a una manifestazione che è iniziata molti anni fa, prima dell'avventura di Bellandi, quindi parlo di prima del 2009, un'avventura che si chiamava Territorio in Festival, organizzata da BK1, la quale portò per la prima volta l'attenzione, diciamo, Montecatini all'attenzione del palcoscenico dell'enogastronomia italiana, con una, diciamo, una sorta di distribuzione territoriale delle cucine regionali. Un episodio felice. Poi ora io non conosco bene le dinamiche, il perché non è poi stata continuata come tradizione, però devo dire che da lì sono cambiate alcune cose, quindi questo penso di non averlo neanche mai detto agli organizzatori, però lo penso. Da lì sono cambiate alcune attenzioni che però hanno trovato un consolidamento, un nuovo interesse quando le città principali come Firenze hanno dato vita a esperienze come quella del mercato aperto, rinnovate sensibilità nelle grandi città poi arrivano a distanza magari 10-12 mesi anche sul territorio. Per quel che riguarda la Val di Nievole, nonostante io sia stata una delle più grandi detrattrici di quella della metodologia di comunicazione di Expo 2015, effettivamente invece Expo 2015 ha avuto quantomeno il merito di aver messo tutta la Val di Nievole a un tavolino per discutere delle proprie eccellenze enogastronomiche. Questo è un pochino il quadro di inizio. Da lì è partita l'esperienza di dialogo proprio sull'enogastronomia della Val di Nievole, quindi una ricerca un pochino di più delle tipicità, e da lì siamo entrati in contatto più diretto con la condotta del Slow Food, del mercato della terra di Montecatini, che poi è divenuto della Val di Nievole, con i presidi Slow Food, con questa abitudine allo street food, questa abitudine a pensare ai luoghi del cibo coltivato e comprato come mercato coperto, come possibili luoghi dove poi questa nuova attenzione al cibo diventasse realtà. Siamo in ritardo con l'assegnazione del bando sul mercato coperto, questo è un nervo scoperto dell'amministrazione, bando che abbiamo fatto ormai un anno e mezzo fa, ma che nelle intenzioni dovrebbe essere assegnato, credo, questa settimana. Nelle intenzioni deve far diventare quell'area, che è un'area storicamente sempre dedicata al mercato, al mercanteggiare, deve diventare, non dico un nuovo mercato coperto perché il concetto è completamente differente, ma sicuramente un catalizzatore di interesse della cittadinanza e del turista su quello che ha da offrire il territorio. Se poi ci aggiungiamo le manifestazioni, a cominciare da Food and Book che parla di cibo e cultura, che ormai credo sia la quarta edizione, una invenzione dell'assessorato alla cultura di Bruno Ialuna, con il felice connubio ormai di 3 anni fa di quella edizione di Slow Food, di Food and Book, con la presentazione della guida Slow Wine, che per una serie fortunata di coincidenze era rimasto senza casa, tra virgolette, che noi abbiamo subito adottato, ha proiettato Montecatini nell'Olimpo dei luoghi dove si presenta il vino, perché
l'appuntamento di ottobre è un appuntamento di punta nella nazione, quando si presenta la guida dei vini slow arrivano produttori da tutta Italia e non è un caso se ci sono 5-6 mila persone che vengono a fare la degustazione a pagamento e anche profumato al tettuccio. Poi ci sono state le avventure dello street food, noi ci tengo a ricordarlo, siamo stati tra i primi in Toscana, poi ora secondo me ce ne sono anche troppe, diciamo in giro della Val di Nievole sta diventando un po' una sorta di sagra 2.0, ma tanto queste cose si aggiustano sempre da sole. Poi quest'anno c'è stata la Champagne per tutti, un altro episodio molto divertente che è piaciuto molto sia a cittadini che a turisti. E tutto questo nella cornice di un accordo triennale con Slow Food che ha fatto scuola presso l'istituto alberghiero, che ha fatto formazione presso gli operatori, che ha sviluppato la condotta del territorio e che ci porterà ad ospitare il congresso nazionale Slow Food, che da sempre, da quando esiste Slow Food, è uno degli appuntamenti principali sia per parlare di cibo ma anche e soprattutto per parlare di tutto quello che ci sta intorno, quindi un palcoscenico importante dal punto di vista mediatico, la presenza del ministro dell'agricoltura, la possibilità di parlare di cibo nel senso più ampio, ovvero come una vera e propria industria, sia per chi ce l'ha, sia per chi non ce l'ha.